Grazie Presidente. Buongiorno a lei. Allora, noi abbiamo già discusso la delibera sul vuoto arrendere presentata da Fratelli d'Italia. L'abbiamo discusso in Commissione Ambiente e abbiamo già espresso il nostro parere in sede di Commissione, esprimendo appunto un parere negativo, ecco, in quel momento, perché, come abbiamo già ribadito più volte, mancando il decreto attuativo che dovrebbe essere presentato, io spero nel minor tempo possibile, anzi cerchiamo, ecco, di in qualche modo di pungolare il Ministro Galletti affinché presenti il decreto attuativo, proprio per dare diciamo, piena attuazione a una norma di legge presentata dal Movimento 5 Stelle, perché come sapete il vuoto arrendere è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. A tal riguardo i nostri parlamentari hanno presentato un disegno di legge, il numero 2093B, inserito per quanto riguarda la legge di stabilità del 2014, fu inserito proprio nel collegamento ambientale. Ecco, questo proprio per rendere legge un qualcosa che per noi rappresenta un piano di riduzione dei rifiuti importante, perché il vuoto arrendere, come sappiamo, già in passato nella nostra nazione fu utilizzato, ma necessitava di un disegno di legge molto preciso, molto puntuale e anche molto consistente. Ecco, il Movimento 5 Stelle ha fatto tutto ciò e questa città, questa amministrazione, con il piano strategico, il piano industriale presentato dal nostro assessore Montanari in modo veramente puntuale e con grande esaustività, ecco, io dico che da tanti anni non si sentiva in una capitale parole importanti come quelle espresse e annunciate dal nostro assessore all'ambiente. Ecco, questo piano industriale, all'interno di questo piano industriale è presente il vuoto arrendere e verrà attuato, appena avremo chiaramente il decreto attuativo, verrà attuato anche nella nostra capitale, proprio per cercare ancora di più di diminuire quei rifiuti che invece di essere differenziati vengono riutilizzati con una semplice sterilizzazione del prodotto e garantendo anche un 60% di diminuzione dell'energia. Questo sicuramente per noi è un punto fondamentale, un punto importante per tornare sia al passato ma anche per riutilizzare quel prodotto che in realtà non è un rifiuto ma, l'abbiamo detto più volte, è una risorsa. E per questo noi, presentando il piano industriale, abbiamo delineato una strada ben precisa, molto chiara ed anche marcata. Ogni municipio potrà declinare questo piano industriale nel proprio tessuto del proprio municipio, perciò insieme anche ai cittadini e ai portavoce potranno creare un piano industriale ad hoc che possa essere diciamo in funzione di quello che il territorio richiede o comunque ha necessità. Perciò non un qualcosa calato dall'alto, un'azione perentoria calata dall'alto di un'amministrazione, ma bensì un lavoro sinergico, congiunto, con municipi e con la Commissione stessa. Questo sicuramente permetterà un lavoro importante per questa città, come abbiamo ormai ben detto più volte. Non è mai stato presentato un vero piano industriale ad oggi. Abbiamo sempre risolto il problema dei rifiuti con un'unica buca dove veniva conferito il tal quale. Successivamente le norme europee ci hanno imposto una raccolta differenziata e lì l'amministrazione ha cercato in qualche modo di arrabattare una raccolta differenziata presentando una raccolta a 5 frazioni, ma di fatto era molto frastagliata, molto confusa, e questo chiaramente non ha permesso una raccolta differenziata puntuale. Noi oggi invece siamo al 44%, con una diminuzione del 6% dei rifiuti, e questo comporta sicuramente dei passi in avanti molto importanti. Quello che noi possiamo dire è che la raccolta differenziata oggi, almeno l'obiettivo nostro, è quello di arrivare al 70%, una vera raccolta differenziata, un vero riutilizzo del materiale. Questo sicuramente comporterà un'azione molto sostenibile e un riciclo del materiale virtuoso, anche insieme ai centri di riuso ricreativo che ha spiegato
la nostra assessora Montanari, che darà anche lavoro a molti cittadini romani. Noi cercheremo anche di creare degli uffici dell'AMA all'interno dei municipi, perciò ecco, il municipio ha un ruolo centrale in questo progetto, oltre a declinare un programma, un piano industriale proprio per il municipio, avrà anche all'interno del municipio stesso degli uffici AMA che fungeranno da raccordo tra amministrazione e cittadinanza. Tutto questo non si è mai visto fino ad oggi, il cittadino non è mai riuscito a interloquire con AMA come se in realtà fosse un ente astratto, ecco, invece oggi con questa amministrazione potrà farlo. Ecco, sono passi veramente importanti, passi decisivi e definitivi che sicuramente marcano una rotta ben delineata, che danno un piano industriale ben definito, cosa che in questa città ad oggi non è mai stato fatto perché, come sappiamo, impianti non sono mai stati creati, impianti sostenibili, ribadiamolo, non parliamo né di inceneritori e né di discariche, ribadiamo la nostra contrarietà a questo tipo di impiantistica veramente obsoleta e dannosa per l'ambiente e per la città. Invece proponiamo un'impiantistica sostenibile, un'impiantistica leggera e anche di prossimità. Perciò con le isole ecologiche, con le domus ecologiche, con i 3 impianti di compostaggio aerobico già annunciati dal nostro assessore e dalla nostra sindaca, sicuramente mettiamo un punto fermo per la capitale di Roma. Ecco, rientrando nello specifico appunto sul tema di oggi, sul voto a rendere, ribadiamo che anche gli uffici del Dipartimento Ambiente hanno espresso parere negativo, proprio perché manca il decreto attuativo. Ecco, noi con forza ribadiamo che la delibera sicuramente è una delibera che vuole dare un messaggio dal nostro punto di vista importante, ma lacunosa dal punto di vista tecnico e normativo. Perciò noi ci riteniamo oggi ancora a dover esprimere il nostro parere su quella delibera con un voto di astensione. Questo ordine del giorno invece vuole rimarcare per noi questo tema fondamentale che è il voto a rendere, e sono sicuro che anche con gli impianti che verranno insomma creati ad hoc per il tessuto romano, sicuramente con tante queste piccole azioni insieme anche alla Green Card e a tante azioni virtuose che il cittadino potrà portare avanti, inclusa la tariffa puntuale. Sicuramente tutto ciò rappresenta la chiusura della filiera, rappresenta la chiusura del ciclo dei rifiuti, e grazie a questa amministrazione il rifiuto non esisterà più ma sarà materiale post consumo. Ecco, guardiamo veramente avanti rispettando le norme della Comunità Europea, ma rispettando anche il piano rifiuti zero. Questa amministrazione ha veramente, come dire, marcato nuovamente questo sentiero che ormai va avanti. Come vediamo, la raccolta differenziata sta aumentando giorno dopo giorno e i rifiuti stanno diminuendo, perciò anche le spese dei cittadini stanno via via sempre di più calando. Ecco, siamo ben contenti di questo, siamo molto felici di questo. Noi votiamo chiaramente a favore del nostro ordine del giorno e speriamo che il ministro Galletti, il ministro dell'Ambiente, possa dare un'accelerata al decreto attuativo, che lo stiamo aspettando con grande necessità. La invito a concludere, consigliere. Sì, grazie Presidente. Lo stiamo aspettando con grande necessità e con grande bisogno. Perciò ecco, pungoliamo il governo da questo punto di vista e continuiamo insieme ai nostri colleghi parlamentari a presentare disegni di legge e azioni virtuose che vanno verso la strada dei rifiuti zero. Grazie.